Amici miei, buona domenica a tutti voi ragazzi, video nel cuore di Milano, infreddolito, fa un freddo allucinante ragazzi, veramente, guardate che tempo, si capisce anche dalla punta del mio naso rosso, comunque questo non vi interessa. Volevo fare questo video un po' per parlare di Italia-Svezia, camminando ragazzi, perché se sto fermo mi giro, quindi camminiamo un pochino. Mi dispiace per voi che vedrete l'inquadratura un po' così, che balla però. Proviamo così, non l'ho mai fatto un video del genere. Allora, come deve giocare l'Italia con la Svezia e quali errori deve evitare di fare, no? Perché, diciamoci la verità, ci sono stati molti errori nella partita d'andata. Un'Italia che si è adattata al gioco fisico della Svezia, ci hanno menato dal primo all'ultimo, con pochissima qualità in campo, poca gamba, pochi inserimenti, poco di tutto questo, ragazzi. Quindi io onestamente capirei la Svezia cosa può soffrire, perché la Svezia adesso, ragazzi, non è che è l'armata, non so, cioè la squadra più forte del mondo, assolutamente no. Aveva un giocatore fenomenale, era Ibra, non ce l'ha più, quindi penso che sia una nazionale che concede molto. Ma prima cosa devi alzare i ritmi. Se giochi come hai giocato tre giorni fa, due giorni fa, perdi. Non vinci, di sicuro c'è bisogno di un cambio tattico, di un cambio di uomini. Io metterei più qualità in campo, assolutamente. Per me gente come, ma l'ho già detto nel video scorso, no? Gente come Jorginho, Insigne, in questa partita per me sono imprescindibili. Anche lo stesso Florenzi, no? Cioè è impensabile che l'Italia tenga fuori la qualità contro la Svezia e la buttiamo sul piano fisico dove loro ci sono superiori, e questo è stato l'errore fatto. Quindi l'Italia per me ce la può fare, però deve giocare a calcio, perché se non gioca a calcio come ha fatto all'andata, allora ciao ciao mondiali, possiamo dire, no? Mi auguro invece di vedere un'Italia un 4-3-3 bello moderno. Ventura, svegliati, Ventura, svegliati. Come cazzo la fai giocare sta nazionale? Come la fai giocare? Ma ci rendiamo conto? 3-5-2 all'antica, due punte che si pestano i piedi, più qualità, più estro, i giocatori comunque ci sono. Io sono il primo a dire che non ci sono campioni e fenomeni in questa nazionale, no? Però, insomma, un po' di materiale in più c'è. Già se in questa squadra gli metti Jorginho, regista, protetto da un Florenzi mezzala, no? Che fa le due fasi, corre. Insomma, un po' di materiale c'è. Non è che non c'è il materiale per giocarcela e per battere 2-0 la Svezia. Di sicuro mi aspetto di vedere qui a Milano domani un'Italia che ci metta le palle, perché deve farlo. Perché se non lo fa è inutile, non scendiamo proprio in campo. Ma mi auguro di vedere soprattutto la qualità. Qualità, qualità, ritmo di gioco veloce. Gli svedesi soffrono molto questo. Pressione costante, voglio vedere giocatori di gamba in campo e giocatori che danno del più del, danno del tu al pallone, come Jorginho, Insigne, giocatori del genere. Allora ce la farei. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti sotto questo video in movimento che cosa ne pensate un po' di questo, di questa Italia-Svezia, no? Che cosa ne pensate voi? Quali sono le vostre sensazioni? Ce la faremo, non ce la faremo? Come la pensate? I consigli che date a Ventura, che ha bisogno più di qualche consiglio, secondo me. Un saluto a tutti, amici, buona domenica a tutti voi. Ci sentiamo domani per Italia-Svezia, speriamo bene. Ciao ragazzi!